Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Ma per pranzo un misto di verdure per condirci la pasta. Ho preso un po' tutte le verdure che avevo in casa perché appunto mi manca della roba per fare delle verdure per fare le ricette del menù e quindi e delle cose che abbiamo usato nella settimana. E quindi adesso devo arrangiarmi così per oggi. Poi domani mattina vado a fare queste commissioni e quindi risolverò la situazione. Adesso vi faccio vedere quello che vado a usare per fare questo misto di verdure per condire la pasta. Ma è una cosa inventata da me, quindi non so neanche se verrà buona, se verrà una schifezza, boh. Lo scopriremo solo mangiando. Comunque adesso le verdure sparse nel frigo, vabbè, le cipolle, quelle non mancano mai. Poi ho trovato queste patate, che ce ne sono altre, ma ho preso un po' di patate, ce ne sono anche un po' qui. Queste poche carotine scrause, perché le altre sono ancora chiuse. Dei broccoli, poi prenderò un pezzo di questo pezzo di zucca e della verza, che tanto tagliata piccolina poi va a sparire. E prenderò un pezzo, lì ci sono delle bucce di carota che Giorgia non ha buttato, prenderò un pezzo di questa zucca più verde e andrò appunto a fare un misto di verdurine. Ho già preparato la padella con un goccino d'olio. Per prima cosa andrò ad affettare la cipolla e la andrò a far soffriggere intanto. Cioè, e poi intanto taglio e pulisco tutte le verdure partendo da quelle più dure, quindi zucca, patate e carote, e poi più in là metterò broccoli e verza. E niente, tanti bambini stanno giocando e quindi speriamo che venga una cosa decente, insomma, boh. Vedremo poi strada facendo. Le verdure stanno cuocendo. Ho già messo su una pentola dell'acqua e poi vi faccio vedere quando ho finito di cuocere. Le verdure sono pronte, guardate, sono venute buonissime e bellissime. Qui c'è già la pasta di Gabriele pronta, adesso la vado a condire con le verdure, un pochino d'olio e pronta in tavola. Noi ho fatto le linguine che sono quasi cotte anche queste. Così le vado a scolare e ci mettiamo a tavola. A meno 10 secondi. Perché? Oddio, ho già fatto andare il video. Non volevo. Ok. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo giorno. Oggi è domenica e come al solito quando sono in macchina dove si va? A fare la spesa. Finalmente da oggi siamo in zona arancione, anche se il Piemonte. Anche se in realtà non cambia moltissimo, nel senso che l'unica cosa che è cambiata è che in pratica nel comune, la cepuccione è morto, che era sotto la macchina anche, che nel comune ci si può muovere senza autocertificazione, ma tanto io non devo andare da nessuna parte, neanche nel mio comune, quindi. E niente, adesso stiamo andando a fare la spesa, ma abbiamo tantissime cose da fare. Dobbiamo prendere l'acqua, buttare il vetro, andare all'Eurospin, al Bennett, dai cinesi, da Wawa, e poi dobbiamo fare un salto da mia sorella che devo portare il calendario dell'avvento che ho preso per Luca e delle cose che mi aveva chiesto che aveva mia mamma lì sotto per mangiare la bagna cauda, e tanto noi non la facciamo, poi comunque sono giusti tre per loro, per noi non basterebbero neanche, quindi glieli porto tanto per tenerli lì fermi.
E niente, quindi abbiamo un pochettino di cose da fare. Con me oggi c'è Giorgia, che però ovviamente nei supermercati non entrerà con me, cioè nel senso al Bennett entrerà con me perché deve fare le foto per la carta d'identità che le serve poi per l'esame di terza media, però non entra dentro il supermercato. Comunque non potremmo stare assieme. Diciamo che tanto se non deve comprare niente può anche sedersi sulle panchine di fuori e aspettarci, cioè dentro il Bennett e aspettarmi lì. Mentre io devo prendere due cose velocissime al Bennett, non è che devo prendere chissà che. E niente, quindi vediamo un attimino quello che... Vi facciamo vedere quello che facciamo. E poi appunto alle Urspini invece devo andare a fare quella spesina che vi avevo detto. Perciò poi ci sarà anche uno svuota la spesa Eurospin, piccolo però perché non è che c'è tantissima roba da prendere. E niente, comunque vi facciamo vedere quello che facciamo e poi quando arriviamo a casa vi facciamo vedere tutto quello che abbiamo comprato. It's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Se poi la mia dico, ma perché mi sei truccata? Non era meglio stare struccata? Allora, abbiamo fatto tutto, siamo andati al Bennett, già fatto le foto per la carta d'identità e tutto quanto. Adesso dobbiamo andare a prendere il pane per mia sorella e poi andiamo appunto fino da lei, che le devo portare i regalini per Luca, che gli abbiamo preso due calendari dell'avvento. Uno è dei dinosauri e l'altro invece è dei cioccolatini che abbiamo preso al Bennett di Batman. E niente, poi andiamo a casa. Siamo tornati a casa e vi faccio vedere per primo cosa abbiamo preso da Wawa. Allora, una colla Giotto grande per Giada, perché l'ha finita. Quattro calze antiscivolo per Pia, gliele ho prese di questi colori qui. E poi un pacchetto di salviette all'argan, perché queste non sono mai troppe. Adesso vi faccio vedere quello che abbiamo preso al Bennett. Ora ho preso questi cioccolatini che sono senza glutine e li ho presi appunto per il calendario dell'avvento che preparerò io per Gabriele. Questo qui è al latte, questi qui sono i giannuiotti classici e questi qui invece sono cioccolato fondente. Poi gli ho preso una nutellina piccolina con il tappo del suo colore che è il verde, gli Choco Bons della Kinder che sono senza glutine, i Kinder cioccolato, questa confezione da 8 barrette. Poi abbiamo preso i bulgari 80 centesimi, ne ho visto il Bennett, allora glielo ho presi i bambini, la gelatina in foglia perché Giorgia vuole fare un budino strano, quindi poi vi farò sapere se viene bene, faremo anche la ricetta. E due sfoglie rotonde senza glutine perché mi servono per fare delle preparazioni. E poi i calendari dell'avvento, questi qui con i cioccolatini da mettere insieme a quello di Gabriele che è quello là vegan. Allora, questo qui delle principesse l'ho preso per Giada, questo qui di 44 gatti l'ho preso per Sabrina,
Questo qui di Batman l'ho preso per Manuel, anche se ormai è grande per Batman. Ma... E quest'altro dei 44 gatti è per Giorgia. E niente, al Bennett ho preso solamente queste cose qui. Lo scontrino, come sempre, ve lo lascio dopo questa clip. Mentre siamo andate al Galassi a prendere il pane per mia sorella, ho trovato questi pezzi di pizza margherita in offerta al 50% per scadenza breve. Questa grande ne abbiamo prese due, scadono il 1° di dicembre e costavano 3,99 euro, noi appunto l'abbiamo pagata al 50%, ma anche qui se lo trovo vi lascio lo scontrino. Mentre invece questa piccola, che ne abbiamo prese 5, stavano a, mi sembra, 2,20 euro, 2,30 euro ognuna ed era scontata al 50%. E questa qua invece scade domani 30 novembre, quindi questa qui, visto che domani siamo da soli, io, Giorgia, Emanuele e Giorgia al pomeriggio, faccio questa qua, così almeno è veloce e ce l'abbiamo già pronta. Anche perché domani mattina, siccome c'è il lavandino che perde acqua della cucina, siccome il lavandino della cucina perde acqua da sotto, domani mattina viene l'idraulico. E quindi ho bisogno di un pranzo, diciamo, veloce. In più devo anche preparare il calendario dell'avvento per i bambini. Perciò, e infatti mi sono anche dimenticata di prendere una cosa, ma vabbè. Comunque... ho preso queste pizze qui e adesso finalmente vi faccio vedere quello che ho preso all'Eurospin. 10 per 10. Allora, all'Eurospin ho preso le crocchette per il micio perché non ne aveva più, lo Scottex, questo qui verde di sempre, ne ho prese due confezioni, questo qui è due veli, poi ho preso la carta igienica, quella gialla, che prendo sempre, anche questa qui, dentro ha 20 rotoli e ce ne abbiamo ancora, però da tenere lì di scorta in modo che quando poi magari l'abbiamo finita non dobbiamo correre, visto che comunque con questa cosa qui non è che si può uscire più di tanto, preferisco averla in casa, averne un po' di più, piuttosto che poi doverla andare a cercare di corsa. Abbiamo preso per oggi queste crocchette qua premium, pollo, riso e cereali. L'insalata, questa qua mista, una busta di misticanza, due confezioni di pane American Sandwich, una confezione di fazzoletti, questo qui da 30, il lattughino, poi una mozzarella julienne apposta per la pizza. Il prosciutto cotto scelto ne abbiamo presi 6, che è quello senza glutine. Poi ho preso questa candela mela speziata e ha un profumo fantastico. Due di questi cavoli romaneschi, un pomodoro, 5 melanzane, due confezioni di cipolle, due pezzi di fontina e una confezione di prezzemolo. Poi le crocchettine per Olivia, abbiamo preso queste qui per i cagnolini, cioè per le taglie S, ricche di pollo con tacchino, la ghiaia per i gatti, poi ho preso il masdam, lo specking stick 2 perché l'altro l'abbiamo usato per il risotto con la zucca e speck, un altro formaggio di questo qui, no, forse ne ho presi due. No, uno solo. Di questi qui, tipo galbanino, un gouda, due salse tonnate che sono senza glutine, un sedano, due verze, una maionese, quattro passate di pomodoro, queste qui in vetro, poi 10 pappe per il gatto, ne abbiamo prese di vari gusti, e 4 pappe per il cane, 2 manzo, 2 pollo, tacchino, e basta. Questo qui è tutto quello che abbiamo, quella l'ho già fatta vedere, tutto quello che abbiamo preso all'Eurospin. Adesso vi lascio come al solito qui,
lo scontrino e noi ci vediamo dopo. Poverina! Riuscita a levare un pochettino le macchie là, grattando, ma ho tirato via anche il colore del. Vi faccio vedere da vicino. Vedete, ho tirato via anche il colore del paracosoli. Vabbè, comunque la cucina è a posto. Adesso vi faccio vedere. Là ho messo la candela, che ho preso nuova all'Eurospin. E niente, qui è così. Domani andrò a fare un po' degli spostamenti, poi vedrete tutto nei vlogmas, perché sono appunto gli spostamenti per poter mettere decorazioni natalizie. Comunque, io adesso noi andiamo a dormire, ci vediamo domani mattina. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo giorno. Allora, praticamente c'è Gabriele a casa perché ha un po' di raffreddore e un po' di tosse, che naturalmente ha attaccato a Pia perché Pia è sempre attaccata a Gabriele e quindi stanotte ho dormito zero. Poi c'è ed è stata infatti una notte molto difficile. Sono in piedi perché devo, ma se potessi dormirei tranquillamente. Poi Manuel e Giorgia stanno facendo le video lezioni di sopra. Sabrina e Giada sono andate a scuola. Adesso sto aspettando che torna l'idraulico perché praticamente il lavandino della cucina ha cominciato a perdere. Adesso devo rispondere un attimo al telefono e C'è torno su. Pia, che ha un po' di raffreddore. Giorgina, cosa c'è Giorgina? Ha mal di pancia e è venuta giù appunto per andare in bagno. Adesso sta tornando su per la video lezione. E niente, adesso dovrei riuscire a preparare il calendario dell'avvento per i bambini, ma prima devo stare dietro all'idraulico che ancora non è tornato. Quindi è a Pia che vuole stare con la mamma, perciò è un casotto. E via, guarda lì che c'è il moccolino che scende, andiamo a pulirci, veloci, veloci. Saluta. Brava! Intanto che stavo facendo questo lavoro qui, che poi capirete a che cosa servirà durante i vlogmas, mi è arrivata la verdura dalla verduriera da cui la prendo sempre, da Olimpia. E niente, quindi adesso vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, guardo un chilo e due di peperoni, questi qui che ho preso anche l'altra volta. Poi qua c'è un chilo e qualche cosa di zucchine. Sono queste qua verdi chiare. Poi qui ci sono clementine, un chilo. Poi finocchi, un chilo e 4 quasi e erbette 1,2 kg quasi, ma sono bellissime. E niente, a me devo dire che il fatto che me la porta fino a casa e i prezzi e comunque la roba è di qualità, ne sono veramente felice per quello che continuo comunque a prenderla. E niente, volevo appunto farvela vedere. Adesso la vado a mettere a posto e continuo a fare quelli lì, intanto che aspetto l'idraulico. E intanto è uscita di nuovo dell'acqua che ho asciugato. Non capisco da dove arriva. Boh, vabbè. Aspettiamo. Comunque, mettiamo a posto questa e continuo con quelli. Farvi vedere cosa stiamo mangiando per pranzo. Ho fatto per noi pappardelle con sugo di. Smettila di prendermi in giro, Gabriele. Di olive, piselli e tonno. Invece, Gabriele ha queste mafalde qui, condite sempre nello stesso modo.
Anche Pia, anche se non sta andando molto bene. Con quelle mani, cosa stai facendo? Si lava le mani in sugo, vedete? E niente, vabbè. Buon appetito a noi. Mentre Pia fa merenda, prima che arrivano le bambine, sto sempre aspettando l'idraulico che non è ancora venuto di nuovo. E tanto che Gabriele sta di là insieme a Pia, io vado avanti a preparare quella cosa che vi ho fatto vedere prima. E niente, anche perché tra un'oretta appunto poi arrivano le bambine e non posso più fare niente. E qua c'è già la prima decorazione natalizia, che è la mia maglia con sopra Babbo Natale. E niente, io pensavo di chiudere qui il video perché così almeno finisco appunto questo. Mi do una mossa perché poi da domani appunto iniziano i vlogmas, così almeno finisco di editare questo vlog e ve lo metto online. E niente. Io spero che questi giorni assieme vi siano piaciuti. E niente, noi ci vediamo domani con un nuovo video e con il primo Vlogmas, che ve lo dico oggi, così almeno se vedete questo video sarete già informati. Comunque, dal sondaggio che abbiamo fatto su YouTube, i video andranno in onda, diciamo, tutti i giorni alle 21 e niente, sabato sera invece, sabato invece del video ci sarà la live sempre alle 21 per 4 sabati, il 5, il 12, il 5, il 12, il 19 e il 26 e niente. Questo è quanto, quindi noi ci vediamo domani con il primo Vlogmas e mi raccomando, fate i bravi. Ciao! 1, 2, 3, come on!